Colombo! Signor Kingston. Che fa lei qui a quest'ora di notte? Ma è notte. Sì, è notte. Eh già. Allora mi devo essere addormentato. Ero venuto per leggere questi libri e l'ha trovata la chiave. L'avevo messa sotto il tappetino. Eh sì, l'ha trovata. Oh, certo che... Eh sì, stavo leggendo questi articoli e mi devo essere... Oh, mi scusi, mi dispiace veramente. Mi sono addormentato come un... Come... Senta, è molto tardi, tenente. Se non chiedo troppo, io ho avuto una giornata faticosa e una lezione, dopo la quale ho passato varie ore ancora più faticose in un museo. Quindi, se mi fa il favore di... Ma certo, me ne vado subito. Ma che roba, sono mortificato. Guardi, ha trovato qualcosa di interessante? No, sono un paio di... insipidi acquarelli dei quali devo fare una valutazione. Io... Acquarelli? Sì. Ma stavo appunto guardando degli acquarelli di Matisse. Bellissimi. Gli acquarelli mi piacciono da morire. Potrei dare un'occhiata a questi che lei deve valutare. Tenente, ma... la prego. Se non le dispiace, io... Ah. È molto tardi, sono proprio esausto. Un'altra volta, la prego. Oh, mi perdoni, ma certo, lo dovevo capire. Ma sì, ma sa, questa capisco, faccenda della capisco, pittura mi ha talmente preso... Il telefono sta suonando. Il telefono? Sì, il telefono. Ah. E potrebbe trattarsi anche di qualcuno che vuole il riscatto. Oh, risponda, prego. Pronto? Sì? Sì, è qui, un istante. Io? Per lei. Avevo lasciato detto in ufficio che forse veniva qui. Bene, grazie bene. Infinite. Di niente. Tenente Colombo, della polizia. Sì, Ferguson, fallo entrare. Salve, capitano. Colombo. Buongiorno, signor Kingston. Buongiorno, tenente. Senta, io l'ho saputo adesso, questa faccenda. Sono arrivati ordini dall'alto di perquisire la casa, ma io... Ma sul serio? Già, io francamente non capisco perché. In parole povere, mi sono passati sulla testa con questa iniziativa. Beh, evidentemente non la vogliono qui, quindi perché non va a casa a mangiare in santa pace per una volta? Oh, no, è meglio che rimanga, perché se me ne vado, i superiori potrebbero pensare male, capisce? Buongiorno, signora Matthews. Tenente. Avvocato. Buongiorno. Signora, spero che tutto questo non la disturbi troppo. Ah, insomma, non è che mi piace molto vedere la mia casa messa sottosopra così, ma mi hanno consigliato di farlo. Chi l'ha consigliata? Il signor Kingston e io siamo convinti che sia necessario. Oh, ho capito. Francamente, non so neanche io cosa pensare adesso. Lei ha detto che non aveva nessun sospetto su di me, vero o no? Sì, l'ho detto e lo ripeto. E per la verità mi pare che capitano. Prima di... Sgombrate il tavolo. Dove li avete trovati? In un armadio, nell'entrata. Edna, com'è possibile? Oh, Dale, devi credermi. Io non riesco a capire chi li abbia messi là dentro. Sarà meglio che tu non dica altro. Edna ha ragione. Fa la denuncia formale, capitano? Decide il tenente che conduce le indagini. Come sarebbe a dire? Io pensavo che... Lo sappiamo cosa pensava, signor Kingston. Tenente. Prima di tutto, vediamo se ci sono le impronte. Procediamo. Mi raccomando, delicatamente. Però che meraviglia, eh? Sono pastelli, sa. Posso chiederle cosa state facendo, tenente? Tutte e due. Tenente. Oh, signor Kingston, ci conceda qualche istante, per favore. Le dispiace? Qualche impronta c'è. Bene. Vorrei una risposta alla mia domanda. Devo incominciare col testamento. Che cosa c'entra? Suo zio le ha fatto lo sgambetto lasciando la collezione alla signora Matthews. A lei restava una sola cosa da fare. Ucciderlo e far incriminare sua zia. Lei si rende conto di quello che sta dicendo, tenente? Ci sono dei testimoni qui. La legge dice che chi provoca volutamente la morte di una persona non ne può diventare l'erede, è vero questo, avvocato? È vero. Quindi, se la signora fosse condannata, sarebbe tutto suo. La collezione e il resto. Perciò lei... ha messo la pistola nel prato, la carta da pacchi dentro il bidone. Dale!
e ha messo questi quadri nell'armadio. Non posso crederci. Ma ti piacerebbe crederci, così ti troveresti sganciata. Va bene, tenente. Lei dice che ce li ho messi io i quadri. Me lo dimostri? Possiamo? Certo. Sì, ci sono le impronte. Mi dispiace, ma devo darle un dolore. Le mie impronte non dimostrano niente. Le troverà su ogni quadro della collezione. Io e mio zio li abbiamo tolti dall'imballaggio quando sono tornati dalla mostra. Gliel'ho detto, me lo ricordo. Ci sono centinaia le mie impronte. No, non si tratta delle sue impronte. Come? Si ricorda quella sera a casa sua quando lei è entrato portando una grande busta? E mi ha detto che erano acquarelli che doveva valutare? Io volevo vederli e lei non me l'ha permesso. Ma io ho infilato le mani. Lei li ha toccati? Sì, ci sono le mie impronte, sono evidenti. Ora, se la signora Matthews è l'assassina, com'è possibile che le mie impronte siano sui quadri da lei rubati? Questa è una trappola. È un volgare trabocchetto. Lei ha toccato quei quadri in questo momento senza farsi vedere da me, ma voi l'avete visto, non è vero? Lei ha messo le sue impronte sui quadri mentre voi eravate chinati per guardarli, mentre voi stavate... Li ha toccati!